Gentili appassionati di basket, gentili tifosi dell'Olimpica Solar Energy, siamo qui con il presidente Rosario Saracino per uno degli appuntamenti di speciale di fine stagione. Presidente, si è chiusa questa vincente stagione con l'obiettivo promozione raggiunto. A mente fredda, qual è il suo bilancio e quanto è soddisfatto? Beh, mente fredda non ancora perché sono passati pochi giorni, però il bilancio è senz'altro positivo, come ho avuto già occasione di dirti a mente calda, diciamo così. Il bilancio è positivo perché l'obiettivo che c'eravamo, uno degli obiettivi che c'eravamo posti era quello di salire in Serie C e dopo tanti sacrifici ci siamo riusciti, quindi diciamo così, l'obiettivo principale è stato raggiunto e non dimentico mai anche del buon esito delle giovanili che ci hanno dato una grossa soddisfazione e speriamo che per l'anno prossimo, ecco, continuiamo a lavorare bene soprattutto con le giovanili. In molti quest'anno vi consideravano la squadra ammazzacampionato, voi in un certo senso vi sentivate come la squadra più forte di dover vincere a tutti i costi e conquistare questa promozione? Ma come dico sempre, vincere è sempre molto molto difficile, non basta avere due o tre giocatori di serie superiore per vincere. Chi ha fatto sport sa bene cosa significa vincere. C'è una sinergia di tanti fattori. Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà perché poi non è che eravamo l'unica squadra con gli stranieri, c'era Altamura, San Severo, insomma squadre molto molto attrezzate, la stessa Manfredonia, la stessa Foggia che ha racchiuso il meglio della produzione cestistica di Foggia con giocatori che hanno fatto la Serie C nazionale, dell'Aquila, Silvestri, insomma Padalino, gente che di basket ne ha masticato molto. Quindi non eravamo squadra ammazzacampionato, non avevamo nessuna pretesa di esserlo e comunque insomma abbiamo perso poi alla fine credo 4-5 partite, ma devo dire che il meccanismo di salita in Serie C quest'anno era molto molto complicato e ci ha pregiudicato. Ecco, non dimentichiamo che nella regular season siamo arrivati primi in tutti e due i gironi. Poi questo maledetto regolamento ci ha fatto fare una corsa d'handicap partendo dal quarto posto nei playoff, sapete come è andata a finire. Però ecco, poi alla fine quando si vince, ecco, tutte le cose vanno a posto e si guarda al futuro, insomma, ormai si guarda al futuro. Si aspettava di centrare l'obiettivo promozione qualche settimana prima, magari senza passare dallo spareggio? Ma voglio dire, la speranza c'era, anche perché recuperati tutti gli infortunati durante verso la fine della stagione, c'era effettivamente la convinzione di poter battere Foggia e andare immediatamente in Serie C. Però non è che giochiamo da soli, ecco, Foggia è una squadra attrezzata, l'avete vista, noi in casa abbiamo fatto il nostro dovere con un regolamento un po' più così, un po' più regolare, un po' più pratico, un po' più giusto, avremmo fatto quantomeno la terza partita in casa e invece ci siamo trovati a dover fare la terza partita con Foggia a casa loro. È chiaro che il vantaggio di giocare in casa c'è, loro l'hanno sfruttato in pieno, però ripeto, sapevamo che i posti in Serie C erano tre e noi ne volevamo prendere uno e ci siamo riusciti, questo è quello che conta. Alla fine si ricorderà la stagione 2012-2013 come la stagione in cui l'Olimpica è andata in Serie C, conta solo questo. A conferma di quanto bene avete creato, costruito quest'anno, ci sono i risultati del settore giovanile. Quanto appunto siete soddisfatti e quanto credete in questo settore? Per noi è fondamentale, per noi e per ogni squadra che vuole avere un futuro. Noi diciamo ci puntiamo molto, ci abbiamo puntato molto e ci punteremo ancora molto. Devo dire che abbiamo avuto l'ausilio dei ragazzi, diciamo, che sono venuti dalle zone limitrofe, i ragazzi di Trinitapoli e un ragazzo di Canosa, insomma abbiamo cercato di portare a Cerignola tutti quei ragazzi che abbiamo sott'occhio che vogliono, sperano di avere un futuro nella pallacanestro. Insomma, noi anche quest'anno cercheremo di guardarci intorno, già lo stiamo facendo, cercando di portare a Cerignola qualche under di valore per potenziare ancora di più in special modo l'under 19, che non dimentichiamo che è uscita in semifinale regionale contro la corazzata di Biceglia, che ha fatto credo l'interzona con Imola o Bologna. Ecco, l'anno prossimo Biceglia e Corato sono le squadre che perdono i pezzi pregiati per limiti di età. Noi conserviamo tutti quelli che hanno fatto under 19, quindi con qualche innesto
Io spero di portare l'Under 19 per la prima volta, insomma, in una fase extra regionale e puntare direttamente all'Interzona. Vedremo, metteremo a punto il progetto, però ecco, punteremo molto sui giovani, lo faremo anche quest'anno. Proiettandoci già sulla prossima stagione, avete già in mente qualche nome, qualche nuovo acquisto su cui improntare questa campagna acquisti? Ma noi siamo, come ripeto sempre, siamo partiti quest'anno, io, Matteo Cifaldi e Matteo Sgarro. Sì, abbiamo dei ruoli diversi, ma tutto sommato siamo come tre presidenti, no? Siamo tre presidenti e quindi ci dobbiamo mettere a tavolino, concordare le strategie e accordarci un po' su quello che si vuole fare. Noi faremo la Serie C se ci sono le condizioni e ci sono vedute comuni, se ci sono i presupposti, noi faremo la Serie C di valore, una squadra sicuramente competitiva. Però partiremo quando siamo sicuri della nostra forza, sia economica, sia gestionale, sia logistica. Quando saremo d'accordo su questi aspetti, allora partiremo con la campagna acquisti e vedremo di fare una squadra competitiva, perché la Serie C non è una serie superiore alla Serie D. La Serie C è completamente diversa, si gioca in un altro modo, è l'eccellenza del basket regionale, quindi bisogna attrezzarsi per bene, anche per fare un semplice campionato, semplice tra virgolette dignitoso, ma bisogna prepararla bene. Ecco, noi partiremo se e qualora ci sono tutte le condizioni. È chiaro che in quel caso io posso solo dire, intanto cercheremo di tenerci il mio amico Pedro Rubera, che insomma lui è stato determinante quest'anno e lo può essere anche in Serie C. Noi faremo di tutto per tenerlo con noi, però è un pezzo pregiato e insomma nel libero mercato i pezzi pregiati è difficile tenerli. Noi insomma pensiamo di fare la squadra intorno a lui, poi vedremo un po', insomma, è un po' prematuro. Qualora ci dovessero essere queste situazioni di cui lei parla, conferma, rassicuri i tifosi, anche i vari Bacchini, Jolicoeur e pure tutto lo staff tecnico, su tutti il coach Carano? No, dicevo, non sono in grado di confermare nulla perché è presto, ecco, con Matteo, diciamo che sono il cuore della società, dobbiamo ancora stabilire, il campionato è finito appena 10 giorni fa, non ci siamo appena staccati dalla stagione precedente. In questi giorni, entro penso massimo una settimana, non so quando andrà il servizio, però entro una settimana ci riuniremo e definiremo le strategie di mercato e soprattutto vedremo di quanta disponibilità economica, logistica e di risorse possiamo contare. Ecco. Dopodiché cominceremo a pensare allo staff tecnico, ai giocatori e quant'altro. Quest'anno la Serie C è stato un campionato sicuramente molto competitivo, il prossimo anno troveremo squadre come la nuova Alius San Severo, la Diamond Foggia che avete già incontrato quest'anno e in più l'Udas che lei stesso ha portato in Serie C. Che campionato si aspetta? Come dicevo prima, la Serie C è l'eccellenza del basket regionale, in tutte le regioni la Serie C è l'espressione massima del basket di quella regione. E siccome ci sono società che hanno una tradizione cestistica quarantennale, penso Nardò è appena salita in C1, penso a Ceglie, penso a Brindisi, insomma realtà che il basket per loro è come il calcio. A Cerignola il basket sono 4-5 anni, ecco, che si parla di basket, quindi è una piazza ancora molto acerba, con i pro e i contro di una piazza acerba. Però esserci in Serie C è già un onore e comporta molti oneri, sia economici, sia di esperienza o di inesperienza, secondo come la si vede. Noi siamo una matricola e quindi sicuramente pagheremo lo scotto di essere matricola, perché il campionato di Serie C è molto, molto duro, molto duro. Sono 30 partite, trasferte lontane, campi con un pubblico e una tifoseria tradizionalmente accesa, insomma è molto molto difficoltoso. Noi siamo una matricola, ripeto, quindi dovremo fare un campionato dignitoso e dovremo tentare di conservarla questa Serie C. È pur vero che le difficoltà economiche di questi anni hanno fatto sì che molte squadre abbiano dovuto poi rinunciare ai campionati superiori, quindi sento già voci di squadre che non si iscriveranno, squadre
anche di una certa tradizione, non faccio nome insomma per delicatezza, però si sente in giro che molte squadre che quest'anno hanno fatto la Serie C non si iscriveranno, quindi non sarà più una questione di trovare posti e spazio, perché lo spazio ci sarà per tutti, quanto di vedere che tipo di squadre si faranno, insomma è qualche anno che proprio per le difficoltà economiche molti giocatori di serie superiori vengono a giocare in Serie C regionale e quindi automaticamente diminuiscono le squadre, ma si alza la qualità tecnico-tattica delle squadre e quindi per noi sarà una difficoltà supplementare. Siamo ai titoli di coda, l'obiettivo dell'Olimpica Sole Energy su quale baserà la prossima stagione cestistica? Noi sicuramente faremo 2 o 3 campionati giovanili, spero di un certo livello, con la speranza di andare almeno alla fase regionale, con l'Under 19 tenteremo di superarla anche la fase regionale. Questi sono gli obiettivi, il core business della stagione è questo qui, le squadre giovanili. Alimenteremo senz'altro il mini basket facendo una campagna acquisti nelle scuole, perché è giusto che ogni società si alimenti dal mini basket come fanno le altre società e come è giusto che sia, perché altrimenti lo sviluppo del basket rimane limitato alla prima squadra, così non si va da nessuna parte. Tante società ci insegnano che appena hanno smesso di investire sui giovani, poi dopo 2 o 3 anni sono morte, sono definitivamente scomparse. E questo è un errore che non dobbiamo fare né noi né chi vuole fare qualsiasi tipo di sport a Cerignola. Insomma, bisogna investire sui giovani e gran parte delle risorse sui giovani. È ovvio che quando hai una prima squadra tendi anche a fare una prima squadra, diciamo, quantomeno che attiri le persone al palazzetto, perché è tutto tutto collegato. Poi vengono le persone a vedere le partite, portano i figli al mini basket e quindi abbiamo anche questo dovere morale di fare una prima squadra che si faccia vedere. Poi abbiamo il derby, insomma, che renderà questa stagione ancora più entusiasmante per i tifosi Cerignola, quindi io immagino cosa ci potrà essere il giorno del derby al palazzetto. Purtroppo questo è un altro handicap che abbiamo a Cerignola, il fatto di avere un palazzetto ormai non più sufficiente per quello che stanno facendo tutte le società sportive, penso alla pallavolo, la Pigio, la stessa Udes che è in Serie C con la pallavolo. E questo è un problema che dobbiamo, credo, tutte noi società portare all'attenzione dei nostri amministratori. Non è più possibile avere un palazzetto così. E i risultati poi si vedono. Quando c'è stato il palazzetto a Cerignola, in 4-5 anni abbiamo 4 società in Serie C. Se il palazzetto diventa di una capienza di 1000 posti, sono sicuro che nel giro di 4-5 anni avremo le squadre nei tornei nazionali. Questo è ineluttabile. E quindi, diciamo così, noi spingeremo molto su questo aspetto di cercare di avere un posto che sia più di una palestra attrezzata a palazzetto, che sia un vero e proprio palazzetto, così come ce l'hanno le società limitrofe, così come ce l'hanno le società che poi alla fine fanno esplodere i campioni dal loro vivaio. Le strutture sono un elemento determinante, quindi insomma siamo un cantiere aperto. Ringraziamo il presidente dell'Olimpica Sole Energy per la disponibilità, diamo appuntamento a tutti gli appassionati di basket e tifosi dell'Olimpica per la prossima esaltante ed emozionante stagione. Assist sportivo Fabio Trallo.